Settembre andiamo, che si riaprono le scuole. D'Annunzio non è citato a caso. I costi dell'anno scolastico, ormai le porte si conoscono bene, le famiglie devono necessariamente iniziare a pensare al budget perché presto si tornerà ad acquistare zaini, materiali di cancelleria e non solo. E poi c'è anche il discorso mensa che a Pescara questa mattina è stato affrontato dal centro-sinistra. Parliamo di oltre 3.000 bambini che sono iscritti nel servizio mensa delle scuole dell'infanzia, agli asili, alle scuole elementari e anche alle medie in alcuni casi. Che fa il tempo pieno, perché la Giunta ha aperto le iscrizioni per il nuovo servizio mensa non dicendo che da gennaio le tariffe che ad oggi sono di circa 3,70 euro al massimo per le mense arriveranno ad oltre 6,24 euro per la tariffa massima e 3,12 euro per la tariffa mediana. Questo non perché c'è l'inflazione, non perché ci sia la guerra, ma perché il Comune ha scelto deliberatamente, la Giunta Masci ha scelto deliberatamente di togliere quel contributo che metteva per calmierare il prezzo delle mense. Ovvero oggi tutto il costo della società sarà tutto ribaltato sui genitori di questi bambini, quindi tutti quanti pagheranno il massimo possibile. Questo vuol dire che per una famiglia che ha più di un bambino a scuola si tratta di dover pagare fino a 6,24 euro ogni pasto, che vuol dire davvero che chi ha fatto questa scelta forse non ha mai fatto la spesa in questo periodo, perché non ha idea di cosa le famiglie stanno passando in questo momento. E non è l'unico pasticcio contenuto nelle due delibere firmate dalla Giunta Masci. Finché il servizio mensa sia scaduto con questo affidamento nel 2021, la Giunta ha fatto il quinto affidamento in proroga all'attuale ditta che gestisce il servizio fino al 31 dicembre. E crediamo che questo voglia dire anche lasciare circa 250 famiglie che lavorano nel servizio nella totale precarietà, perché non sappiamo cosa avverrà in questi mesi, se poi a gennaio ci sarà un'ulteriore proroga, visto che già 5 ne sono intervenute, ma comunque vuol dire davvero non riuscire a fare una gara in 2 anni, e crediamo che la Giunta debba dare delle risposte da questo punto di vista.